riposiamo, ma di notte diventiamo Sedi killer e sospetti. Oh, Sedi killer e sospetti. Non te. Sedi è un personaggio molto molto semplice, stranamente. Sedi è semplicemente la ragazza ciambella. Questo perché lei dipende da Lars. Perché l'intera personalità di Lars si basa sul conflitto con Sedi. Perché loro sono i due adulti amici di Steven, le due visioni di adolescenti che parlano soprattutto della responsabilità, del lavoro, eccetera. E Sedi, fra i due, è quella che non ha personalità. L'unica cosa che fa Sedi è cercare di essere un adolescente matura quando Lars non lo è. Tutto qui. È evidente che Sedi sia leggermente innamorata di Lars o che abbia delle tendenze un tantino violente. Non scopriamo praticamente nulla su Sedi fino all'episodio in cui Steven non se ne esce proponendo: oh, andiamo in vacanza su un'isola. E Sedi è la prima a rispondere: sì. Semplicissimo, non c'è bisogno nemmeno di spiegare le sue giustificazioni, no? Quando sono sull'isola, lei decide di nascondere il teletrasporto per impedire loro di tornare a casa e basta. Insomma, tutto questo è abbastanza normale. Nulla di particolare. No, tutti i personaggi dopo tutto devono essere profondissimi. E la profondità di Sedi sta nella presenza di Lars. La madre di Sedi è una madre opprimente. Una madre single che continua a cercare di fare il meglio per la propria figlia. Non so quante di voi abbiano effettivamente una madre di questo tipo, ma esistono molte madri che continuano a insistere sempre sulle solite questioni. Non tanto perché siano delle rompiscatole, ma perché ci tengono, cercano il meglio per la propria figlia. E nel caso specifico di Sedi, basta nominare una certa cosa e la madre cerca di ingigantirla al massimo della potenza. Non costringermi a farlo. Hai detto tu di voler cantare. L'ho detto. Proprio come ho detto tante cose. Tipo, ehi mamma, nuotare è divertente. E bam, improvvisamente gareggio nei 400 metri per la squadra di Beach City. Ehi mamma, voglio cantare nel festival sulla spiaggia di quest'anno e che cosa ottengo? Questo! La madre vorrebbe davvero solo conoscere Sedi, ma non riesce a conoscerla perché è così precipitosa in tutto quello che fa che finisce per non dare importanza a quello che Sedi davvero intende dire. Questo perché Sedi non glielo dice, semplice! Perché, e credo che anche voi siate così con i vostri genitori, perché la maggior parte delle persone purtroppo fa così. Per staccarsi dai genitori crescendo, a un certo punto si inizia a cercare di evitare le loro attenzioni. Perché se hai bisogno di altre persone, perché i vostri genitori vi hanno già cresciuto, sono stati con voi tutti i giorni, tutto il giorno, da quando siete nati fino al momento presente. E a un certo punto non ce la fate più, avete bisogno di altre persone per imparare cose nuove. Per respirare aria nuova. E per quanto i vostri genitori si possano impegnare, non riusciranno mai a capirvi perché non volete essere capiti dai vostri genitori. Solo che pensate all'opinione di una madre che conosce la propria figlia alla follia, stando con lei tutto il giorno, tutti i giorni, per anni, per poi ritrovarsi a non conoscerla più all'improvviso, perché le persone maturando cambiano e a un certo punto della maturazione ci si stacca dai genitori. La madre di Sedi è una madre che finisce così per schiacciarla, ma noi lo scopriamo parecchio più tardi, ovvero nell'episodio La canzone di Sedi, che secondo me è un episodio che parla di Sedi molto più di quanto l'abbia fatto l'episodio di Mask Island. L'avventura sull'isola è stata una bellissima avventura, però alla fine l'unica cosa che abbiamo capito è che Sedi è disperata a causa di Lars. Mentre questo, La canzone di Sedi, è il primo episodio in cui finalmente abbiamo del tempo dedicato a Sedi, a prescindere da Lars, che all'interno dell'episodio fa praticamente solo due apparizioni. Sì, sei stata magnifica! No, io stavo solo, ecco, io... Abbiamo la prima grande canzone di Sedi, che fino a poco tempo fa era la canzone di Sedi, visto che era l'unica. Non sapevamo che ne avrebbe cantate tante altre. E che cos'è che dice la canzone? Non ci posso fare nulla se quando esco il mondo guarda me. E credo che anche voi vi rendete conto del fatto che a cantare questa canzone sia ovviamente una persona famosa, che effettivamente appena esce di casa viene assalita dai paparazzi o chissà che altro. E Sedi non è così. Sedi non è così. Con chi si vede Sedi? A parte Lars, quali sono gli amici di Sedi? Non ci sono. Nel corso della serie non viene mai mostrata con dei suoi amici. La vediamo al lavoro con Lars e a casa sua con sua madre.
E non la vediamo mai uscire con Lars nel corso della serie. Fateci caso. Lars è sempre in giro da solo, Sadie è sempre in giro da sola. Anzi, di solito incontriamo Lars da solo, senza Sadie. E basta, non li vediamo mai uscire assieme. Sono assieme solo con la divisa del Big Donut. Perché quindi Rebecca Sugar dovrebbe scegliere di farle cantare, che tra l'altro questa canzone viene ripetuta 3 volte nel corso dell'episodio, una canzone che parla di fama. E mentre passo mi metto in posa, poi risalgo sopra la mia auto rosa e vedo. Mentre passo, mi metto in posa, poi risalgo sopra la mia auto rosa. Ok, praticamente stiamo parlando di una canzone di Barbie. Ok, l'abbiamo capito. Le persone ipnotizzate perché mi osservano affascinate e come fossi un prestigiatore attiro l'attenzione per intere ore. Adoro la traduzione di questa canzone perché è perfetta, è praticamente fedelissima all'originale. Quanti amici intorno a me, ci siete voi e voi e voi, non so neanche quanti siete, ma io so che mi adorate. Quanti amici intorno a me ci siete voi e voi e voi? Chi? Sadie non ha amici. Ed è a questo punto che interviene Steven, dicendo: Oh, ma tu canti bene, allora perché non partecipi al Beachapalooza, a questo festival che si terrà sulla spiaggia con la gente che canta? Vediamo Sadie pensare subito a sua madre e poi dire di sì, ma non troppo convinta? E alla fine sapete benissimo che quello che succede nel corso dell'episodio è che Sadie si ritrova con un vestito orrendo a dover cantare sul palco per sua madre. Come sono finita in questo guaio? Non voglio più cantare! E Steven prende il suo posto. Non ci posso fare nulla se quando esco il mondo guarda me e mentre passo mi metto in posa, poi risalgo sopra la mia auto rosa e vedo. E qui possono partire mille altri significati, dove improvvisamente l'auto rosa e tutto il resto diventano un modo di Steven per parlare delle drag queen. Non è meraviglioso il modo in cui Steven sale sul palco vestito da donna e non c'è nessuno che lo trovi minimamente divertente o altro del genere? La fierezza con cui Steven canta e balla con un abito femminile. L'ho adorato, l'ho trovato adorabile, però qui stiamo parlando di Steven, stiamo parlando di drag queen, stiamo parlando di messaggi da parte di Rebecca Sugar. E Sadie? E questo episodio alla fine è un bellissimo approfondimento per Sadie e per sua madre, che viene finalmente introdotta, ma è un approfondimento molto leggero e dopo questo episodio Sadie torna ad essere il personaggio di sempre. È stata una piccola parentesi, si è aperta, si è chiusa, fine. E un nuovo approfondimento per Sadie arriva nell'episodio in cui finalmente conosce i ragazzi Da ragazzi, lei è Sedi. Toast. Allora, ricordate il primo approccio di Lars? Il primo approccio di Lars era un approccio molto distaccato perché Lars cercava di essere più figo possibile, finendo per fare cose che non andavano esattamente d'accordo con il resto del gruppo. Sadie ha un approccio completamente diverso. Sadie mente quando l'incontra. Dice una piccola bugia. Ovvero, ci sono tutti quanti belli felici che dicono: Oh, dai, prova questa poltrona, sacco, questo puff! E Sadie non dice, non sottolinea assolutamente. Guardate che ne ho uno anch'io e si è visto nei precedenti 30.000 episodi. No, ci si siede. Lei ha portato i piatti di plastica e la vediamo che ha un'incredibile ansia sociale perché Sadie ha paura di avere a che fare con le persone. Una di quelle persone non molto espansive che preferisce stare un po' da sola, però soffre nello stare da sola, però ha paura di essere giudicata, eccetera. E la vediamo che entra in crisi avendo a che fare con persone nuove e Steven che la lascia da sola, però riesce a salvarsi perché? Perché è distratta, perché è preoccupata per Lars. Pizza buffet. E quindi l'unica cosa che può fare è stare con loro Pizza e lasciarsi buffet. andare. E dopo che Steven ha lasciato Sadie un attimino da sola, ecco che lei finalmente si mette a proprio agio, ride, scherza con gli altri e tira fuori la sua voce. Vi ricordate che l'ultima volta che l'abbiamo vista cantare stava cantando in uno sgabuzzino da sola? E che la volta successiva ancora l'abbiamo vista cantare era di nuovo in uno sgabuzzino da sola? Questa è la primissima volta in cui si mette a cantare con gli altri. Non sappiamo che cosa sia successo in quel momento, ma vediamo che Sadie è se stessa, più di quanto fosse con Lars. Il fatto che Lars continuasse a fingere aveva portato Sadie a fingere a sua volta, ad essere abituata ad essere giudicato, perché Lars aveva talmente tanta paura di essere giudicato che aveva trasmesso questa fobia pure a Sadie, che finalmente si mette a proprio agio con i ragazzi tosti, finché non viene rapita da Topazio.
Come sua madre ha un carattere incredibilmente forte, anche Sadie ce l'ha. Andiamo! Lars, devi alzarti! Dobbiamo muoverci! Sadie tira fuori il suo lato migliore, spinge via Lars e gli salva la vita. E dopo che l'ha salvato, lei non cerca di liberarsi da sola, ma cerca l'aiuto di Lars. Lars! Avanti! Aiutami, Lars! Lars. Perché lo ama? Perché Sadie è follemente innamorata di Lars. Sadie era innamorata di Lars. Ora non lo so. Nessuno lo può sapere. Perché sì, Sadie vuole ancora bene a Lars, ma Lars la ha abbandonata sulla nave. E si è nascosto. Ma non credo che questo sia un grave problema, perché effettivamente, sì, ok, è un peccato che tu ti nasconda quando stai cercando di salvarmi la vita perché io sto per morire, però Sadie sa già che Lars è così. Sadie sa già che Lars è un codardo, anche se ci resta molto male. Il punto interessante è quello che succede dopo che Lars scompare. La primissima reazione di Sadie quando scopre che Lars è ancora nello spazio è questa. Lars... Sadie, lui sta bene. Possiamo andare a trovarlo tramite Leone. Disperazione! Non ha mai nominato il fatto che Lars l'abbia abbandonata. Non l'ha mai fatto. Sono convinto che prima o poi esploderà e glielo sbatterà in faccia, ma per ora non l'ha ancora nominato. E Sadie viene a sapere tutto questo dopo probabilmente settimane che stava da sola a lavorare al ciambellone. In totale solitudine, preoccupata per Lars. Allora, non so quanti di voi siano entrati nel mondo del lavoro e abbiano già scoperto quanto può far schifo sotto certi punti di vista, ma il lavoro è liberatorio. Perché mentre lavori non pensi a nulla, tutti i problemi spariscono e stai meglio. Ma il lavoro è anche una responsabilità. E quando il lavoro inizia a metterti addosso delle responsabilità, quando tu ne hai già altre, finisce per diventare un peso. Prima perdi il tempo con un lavoro noioso, poi perdi l'unica persona alla quale ti sei sentito veramente vicino. Infine, perdi la testa per stare dietro a mille turni. Sadie senza Lars è come se non esistesse più. E quindi si dedica all'unica cosa che le rimane. Se fino ad ora nella serie il suo ruolo era stato quello di essere la ragazza ciambella e la ragazza di Lars, ora è solo la ragazza ciambella. E quelle due parentesi in cui ha cantato sono rimaste due parentesi in cui lei ha cantato in passato e basta. Ed è così che Sadie si ritrova addosso anche altri pesi. Il peso di dover spiegare ai genitori di Lars che il loro figlio è morto. È tornato in vita? Ora non si sa se sia effettivamente vivo o no? È rosa? Ed è un passaggio interdimensionale per raggiungere, beh, il pianeta Natale. Dove ci sono gemme assassine che non vedono l'ora di distruggere la Terra. Oh sì, vostro figlio è ancora vivo, ma è bloccato lì. Vediamo anche i genitori di Lars piangere disperati perché sono genitori che hanno perso un figlio. Sadie non è una coppia di genitori, perché i genitori di Lars sono in due. Sadie è sola. E non vediamo mai sua madre consolarlo o altro del genere. Non la vediamo mai piangere perché sta male per Lars. Cosa che i genitori di Lars fanno. Sadie si tiene tutto dentro. E la vediamo lavorare, spaccarsi di lavoro. Finché non si arriva alla canzone a cui sapete che io sarei arrivato. Odio il lavoro. Forte. Quanto sono stanca. Quando qualcuno cerca di fare una certa arte, non si limita a cercare l'argomento che più interessa alla gente o quello che potrebbe effettivamente essere il migliore. Sadie, oppressa dal lavoro, oppressa dalla morte di Lars, oppressa dalle responsabilità che stanno cadendo tutte quante su di lei, in un momento in cui sta per esplodere, si ritrova ad avere l'opportunità di usare un film horror che lei conosce a memoria e di poter parlare di quanto sta male. Mi sento veramente a lutto e vorrei buttare all'aria tutto. Il lavoro sembra senza fine, è un abisso che non ha confine. Purtroppo questa canzone era molto difficile da tradurre, c'erano un sacco di giochi di parole, il labiale è stata una cosa e quindi direi che non ci possiamo lamentare del fatto che effettivamente non siano riusciti ad essere fedeli all'originale, ma io vi posso parlare anche del testo originale, casomai non l'aveste sentito. Sadie dice, I really ought to be in mourning,
Io in questo momento dovrei essere in lutto, sapete, è morto Lars. But I got another shift this morning. Ma domani mattina ho un altro turno e quindi non ho il tempo di essere triste per il lutto. Every day feels like it's never ending. Ogni giorno sembra infinito. What's the point of all this time I'm spending? Ovvero, a che cosa serve? Qual è il punto di tutto questo tempo che sto perdendo? Ti metti a lavorare per comprare una casa, per crescere dei bambini, passi la vita a lavorare e che cosa ti ritrovi? Ti ritrovi i soldi. Soldi che non ti ripagano di quello che il lavoro ti ha preso. E la sua domanda diventa: qual è il punto del lavoro? A che cavolo mi serve lavorare? Perché io sto sacrificando tutto quello che ho, tutto quello che sono, sto sacrificando questa opportunità di star male per lavorare che mi fa star peggio? Quindi qual è il punto di tutto questo tempo che sto spendendo qui, a questo dead end job? Dead end job non significa semplicemente lavoro senza fine, ma lavorare fino alla morte. Continuare a lavorare finché non morirai, che è quello che tutti fanno. Tutti lavorano e non sanno nemmeno il perché. Sì, per sopravvivere devi lavorare, cioè immaginate che terribile dramma è per il mondo adulto. Anche per i bambini, effettivamente. Cioè, tu devi lavorare per poterti guadagnare dei soldi, di cui spenderai una percentuale per lavorare. E questa percentuale che tu spendi per lavorare ti verrà ridata lavorando. Ma dovrai comunque spendere di nuovo la stessa percentuale per lavorare. E tu passi tutta la vita in questo circolo vizioso in cui tutto dipende dal lavoro. Senza lavoro non vivi. Non puoi vivere senza lavoro. E il lavoro finisce per diventare un obbligo, un peso. Noi, depressi operai, siamo pieni di frustrazioni, preferiamo di gran lunga cercare neuroni. Non è così semplice nella versione originale. Oh, we are the working dead and we lurch for minimum wage. Ovvero, noi siamo i morti lavoranti. E Walking Dead è un gioco di parole fra Walking Dead, che significa zombie, e Working, che significa lavorante. We are the Walking Dead, siamo i morti lavoranti, non morti camminanti, morti lavoranti. Perché noi siamo già morti, però continuiamo a lavorare lo stesso. And we lurch for minimum wage. Facciamo una fatica immane per il salario minimo. But I really rather be eating your brains. Mi sentirei molto più viva se fossi uno zombie. Sapete chi altro è uno zombie oltre gli operai? Lars! Lars è un non morto! Mentre invece io sono malata, questa vita orrenda mi ha stressata. E poi c'è Sadie che dice di essere malata. Lei non paragona il lavoro a un modo per guadagnare, lei paragona il lavoro a una malattia. Da cui gli altri devono stare lontani, perché altrimenti verranno infettati. Credo che Sadie stia parlando del crescere, la maturazione. Che poi in inglese dice: Don't come near me, or you might encourage all these terrifying sudden urges. Il che significa: non avvicinatevi o potrei contagiarvi con tutte quante queste necessità improvvise. Ed è durante questa canzone che Sadie si trasforma, smette di essere Sadie Miller e diventa Sadie Killer. Sadie smette di essere la ragazza ciambella indifesa e inizia ad avere una personalità. Diventa quella che odia il lavoro, diventa quella che ha bisogno di una novità, diventa quella che fa la mossa più forte che una persona possa fare. Sì, lei non aveva nulla da raccontare, ma è stata in disparte per troppo tempo. Ora ha bisogno di attenzione. Ora è Sadie Killer ai sospetti. Così decide di mollare il lavoro, che è uno sforzo enorme, significa rinunciare a tutti i soldi che potresti guadagnare, rinunciare a tutto ciò che sei per qualcosa che non sai. E decide di partire con la band per un lavoro precario. Sapete quanta gente è stata insultata per aver fatto una scelta del genere? E potremmo dire in molti: no, guardate che non è una buona idea quella di mollare tutto per seguire un sogno a caso, tra l'altro un sogno che nemmeno hai avuto per tutta la vita ma che è saltato fuori all'ultimo. Non avete tutti torti, è vero che non è il caso di lasciare tutto quello che avete per un sogno a caso. Però vi ricordo che questa serie è stata fatta a Los Angeles,
a Hollywood, dalla Cartoon Network, sì, ha sede a Hollywood la Cartoon Network, da Rebecca Sugar, che ora ci vive a Hollywood. Ha avuto successo, è diventata famosa, ha fatto una scuola di cinema fra le più importanti al mondo e ora ha realizzato il suo sogno. Insomma, capita spesso nei cartoni o nei film di vedere il solito "segui il tuo sogno" quando in realtà sono utopie irrealizzabili. Ma non dimenticate che chi ve l'ha detto sono persone che l'hanno fatto. Sono le persone che hanno fatto quei cartoni animati in cui vi dicono "oh, seguite i vostri sogni". Sono anche persone che hanno effettivamente seguito i loro sogni e hanno effettivamente realizzato il loro sogno, anche se era impossibile. Loro sono i primi che hanno davvero mollato tutto quello che avevano per seguire questo. Cantare forte, stare in una band sarebbe fortissimo, la cosa più forte di tutte. Questo lavoro è una vera rottura, ma se non altro lo so che è una rottura, è normale. Tu sei mai stato così male da sentirti bene? Tipo quando fa così freddo che ti brucia. A volte vorrei urlare tanto da farmi scoppiare lo stomaco, no, non lo stomaco, ma tutto quello che c'è dentro lo stomaco. E chi è Sadie Killer e i Sospetti? Sadie Killer e i Sospetti è un gruppo che parla di morte. Perché? Perché tutti quanti non hanno qualcosa da raccontare, ma vogliono seguire Sadie. E Sadie ha bisogno di parlare di morte. Perché? Perché lei è morta. Non abbiamo perso solo Lars con la quinta stagione, abbiamo perso anche Sadie. La vecchia Sadie non c'è più. Il vecchio Lars non c'è più. Ora Lars è un pirata spaziale, chi l'avrebbe mai detto? E Sadie? È Sadie Killer e i Sospetti. Ma Sadie Killer, Sadie assassina. Chi è che Sadie ha ucciso? Lars? Nah. Sadie credo che abbia ucciso Sadie Miller. Sadie Killer ha ucciso Sadie Miller. Ne sono ormai completamente sicuro. Lei, Sadie, ha deciso di cambiare vita. Di fare finalmente qualcosa che non dipende da Lars, non dipende dal ciambellone, ma dipende da Sadie. Ed è qui che Sadie tira fuori il suo vero essere. Non temere finché è giorno, ma di notte avrai attorno a te Sadie killer e sospetti. Wow, E Sadie qui killer e Sadie parla di sospetti. trasformazioni. La luna è alta e sento Di che cambiare, smettere di essere Sadie Miller. si sta trasformando qualcosa in me. Diventare Sadie Killer. Amico, attento al mio cambiamento. E pam! Improvvisamente Sadie torna ad avere un conflitto con sua madre. Sua madre è rimasta la solita persona, quella un po' impicciona che cerca di spingersi un po' oltre, che cerca di infilarsi negli affari di sua figlia con tutte le buone intenzioni del mondo. Ha imparato la lezione? Probabilmente sì. Stavolta si è messa da parte, stavolta ha capito. E anche quando Sadie le grida in faccia che non la vuole al suo concerto, lei accetta la cosa. La mia bambina suona ai Parsiti, ma questa roba grossa! Mamma, ne abbiamo già parlato! La band è affar mio e voglio gestire questa situazione da sola! Giusto, giusto. Subito dopo Sadie capisce di aver detto una cazzata e ci resta male. Ma vediamo che la madre non ci resta male. E il fatto che la madre non ci resti male, ovviamente significa nel mondo reale qualcosa del tipo: oh, vuol dire che lei in realtà non lascia trasparire quello che prova o che in realtà gli sta bene. Ma visto il modo in cui è stato mostrato, credo che sia più un sua madre ci è rimasta davvero male. E infatti, al concerto non si presenta. Ed è bellissimo il modo in cui Sadie si rende conto solo al concerto che l'avrebbe voluta avere lì con sé. Certo, sua madre è pesante, eccetera, ma ora che Sadie è libera, è anche in grado di gestire sua madre e di non considerarla come un peso enorme, ma semplicemente come una persona verso cui deve essere riconoscente. Perché sua madre non sa come trattarla. Ma sua madre non sa come trattarla perché Sadie è un adolescente. E Sadie, in quanto adolescente, è incomprensibile. E questa è la maledizione degli adolescenti, insomma. Parliamone. Parliamone. Essere adolescenti è terribile. Non è un semplice, sì, ormai inizia ad essere più grande, si va al liceo, che bello. No, 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 no. Adolescente significa che tu non sei abbastanza adulto per essere considerato adulto, ma non sei abbastanza bambino per essere considerato bambino. Significa che nessuno ti dà retta. Significa
Significa che sta cambiando tutto in te, che puoi cambiare opinione ogni 5 secondi e che non capirai nemmeno il perché. Sadie non è cattiva, non ha mai fatto nulla di cattivo. Non è mai stata Sadie Killer. Solo che Sadie Killer ha una personalità forte, al contrario di Sadie Miller, e la madre non è ancora pronta per questo. È una cosa positiva o negativa per Sadie essere diventata così sicura di sé? Perché certo, lei sa di aver sbagliato. E è probabile che la madre non sia rimasta poi tanto ferita. Ma Sadie potrebbe anche ripetere lo stesso errore. Lo sa, mia madre era sempre super invadente, a volte persino asfissiante. Ai miei tempi i miei genitori non volevano avere a che fare con la musica. Dicevano che sprecavo la mia vita. Non sono mai venuti a un mio concerto. È stupendo che tua madre sia emozionata per la tua band. È una cosa molto tenera da vedere. Già, perché io ho deciso di fare questo video dopo che Rebecca Sugar in un'intervista non ha detto Sadie è Greg, Lars è Rose. Allora, lei aveva detto in una vecchia intervista che avevo anche pubblicato sul mio canale che la storia d'amore fra Greg e Rose era la storia d'amore fra la realtà e la fantasia. Da un lato c'era Greg, Greg era reale ed era affascinato dalla fantasia. E poi c'era Rose, Rose era la fantasia. Rose non è reale, Rose è una finzione. Rose è magica, è qualcosa che noi esseri umani siamo così affascinati dalla fantasia, con le sue infinite possibilità, il suo non avere tutti quanti i nostri problemi della terra, la caducità della vita e tutte quante queste cose orribili che ci riguardano. La magia è bella, è affascinante, è magica e ognuno la immagina come la cosa più bella del mondo. E Greg non è magico. Greg è reale. E la fantasia si innamora della realtà. Era questa la genialità di Rebecca Sugar, il fatto che la realtà, nel suo essere terribile e schifosa, è bellissima rispetto alla fantasia. Perché la fantasia è prevedibile, la fantasia è calcolata, la fantasia è una rappresentazione che alla fine è vuota, perché è solo una rappresentazione, non è reale. E non potrà mai essere reale, un po' tipo Pinocchio che non potrà mai essere un bambino vero. Ecco, stesso concetto. La fantasia non può essere reale ed è una cosa che alla fantasia dà fastidio, perché la fantasia resterà sempre una rappresentazione di qualcos'altro e ciò che è reale è pieno di difetti, ciò che è reale è orribile e la fantasia non ha nemmeno il permesso di essere orribile, non ha nemmeno il permesso di avere dei difetti. La fantasia è così ben calcolata, ben confezionata da essere vuota alla fine. E questo è esattamente quello che succede a Lars e Sadie, dove Sadie è sulla terra, lei pensa al lavoro, pensa alla morte e vuole vivere un po' di fantasia, vuole stare un attimo lontana dalla realtà e quindi cantare, essere in una band, una vita completamente nuova, una vita che tutti quanti sognano, una vita che è lontana dalla realtà a cui lei ormai si è abituata e si è stufata. E poi c'è Lars. Lars è stato strappato alla realtà, è stato portato nella fantasia e ora non è più reale, ora non sa più che cosa è reale, ha colori diversi, ha amici diversi, ha poteri diversi e è lontanissimo dalla realtà. E il suo unico sogno è quello di tornare nella realtà. Lars vive nella fantasia e vuole a tutti i costi tornare nella realtà. Sadie vive nella realtà e vuole a tutti i costi staccarsene e andare nella fantasia. Questo scambio è magnifico ed è molto diverso da quello di Greg e Rose, perché Rose è stata molto immatura, ha scelto di lasciare la realtà per vivere nella fantasia ed essere la fantasia, mentre Greg era la realtà ed è sempre rimasto la realtà. Greg non si è mai staccato dalla realtà, Greg è sempre rimasto reale e questo è così affascinante. Perché Greg è probabilmente il personaggio più maturo di tutta la serie, dovrei fare un video su di lui. Perché Greg è reale, fino in fondo. Greg è semplicemente reale. E questo è così bello. Greg non cerca la fantasia. Greg ha provato a vivere di fantasia in passato e ci ha rinunciato. Perché quando ha incontrato la fantasia, se ne è innamorato e ha creato la perfezione, Steven, una via di mezzo fra la realtà e la fantasia. Steven è tanto reale quanto non reale. Mentre per Lars e Sadie
Probabilmente non ci sarà un lieto fine del genere. Nessuno scrittore di storie scriverebbe mai due volte la stessa storia. Dubito che Rebecca Sugar abbia scritto due volte la stessa storia, no? Ho tanta paura che Lars e Sadie non torneranno mai più insieme. Ricordo che ero adirata, stanchissima e terrorizzata. Poi Sadie, quando ricorda che era adirata e terrorizzata, si sta riferendo a quando lavorava. Ma mi sono alzata e sono qua. E qui il ritornello più geniale di tutti. Non ci crederai, ero quasi. Vuoi vedere me? Come? Nessuno riesce a vedere Sadie. Perché? Perché Sadie è un fantasma nella rappresentazione. Vuoi vedere me? Perché lei è morta, la vecchia Sadie Miller è morta, e questo è il fantasma di Sadie Miller. E che cosa ci sta dicendo Sadie Killer? Credo di essere soltanto un fantasma. Puoi vedere in me? Cosa? Cos'è che diceva la prima canzone? Sono davvero una star. Mi attendono soltanto successi e gloria. C'è chi mi invidia, ma è la realtà. Finché Sadie era sola e senza amici, ed era un personaggio unico, e cantava in uno sgabuzzino, cantava di quanto tutti la guardassero e di quanti amici avesse. Non ci posso fare nulla se quando esco il mondo guarda me, e mentre passo mi metto in posa, poi risalgo sopra la mia auto rosa e vedo. Puoi vedere me, credo di essere soltanto un fantasma, fantasma. Ora che Sadie canta su un palco circondata dai suoi nuovi amici, parla di quanto nessuno la veda. Nessuno. Nessuno riesce a vederla. Guarda, io esisto. Questa canzone secondo me è stata tradotta molto bene. Certo, suona un po' male in alcuni punti, ma è la miglior traduzione che potessero fare. Cerca di convincere tutti quanti del fatto che lei esiste, è lì, perché non la vedete? Perché Sadie, finché era sola ma aveva Lars, si sentiva vista da Lars, si sentiva guardata da Lars. Lars la vedeva e la capiva, e anche se non lo dimostrava. Ora, Sadie è su un palco, ma è sola, non c'è nessuno con lei. Non c'è, per esempio, sua madre, non c'è Lars. Non c'è sua madre, senza le uniche due persone con cui l'abbiamo vista interagire davvero. Se mi guardi apparirò, mi puoi vedere, sì lo so perché io esisto. Quando Sadie cantava Noi depressi operai non faceva errori, era perfetta. Noi depressi operai siamo pieni di frustrazioni. Preferiamo di gran lunga cicciare neuroni. Sembrava una coreografia quasi da film. Cioè, lei si era messa a cantare all'improvviso, aveva azzeccato perfettamente le parole e aveva le tempistiche perfette mentre si truccava, neanche mezza mossa sbagliata. Ma com'è che in questa canzone lei guarda dove deve andare prima di fare il suo passo? Suda? E nella versione italiana si è persa questa cosa, ma stona. La doppiatrice le ha fatto fare delle note stonate. Io non so perché si facciano delle note stonate all'interno di una canzone, e quindi ho chiesto a un'esperta di musical, già, che mi ha detto che all'interno dei musical in genere si fa stonare un personaggio quando si cerca di renderlo più simile al pubblico, farlo sentire più umano. Perché leggeri stonature, non che facciano male alle orecchie, ma leggeri stonature trasformano una canzone da una canzone da cantante a una canzone umana, più cantata. Perché tu, sentendo stonare, ti ricordi del fatto che c'è dietro una persona che canta, ti ricordi del fatto che quella persona è reale, che è viva e che è lì. E Sadie stona, come per ricordare al pubblico che Sadie è reale. E in questo momento la coreografia non funziona, fa piccoli errori, stacca troppo tardi il microfono,
fa delle piccole cose fuori tempo. Una tale precisione nell'animare fuori tempo certe piccole cose che fa pensare... Sadie sta sbagliando. Perché Sadie fa tutti questi errori durante questa canzone? Sadie Killer è la vera Sadie Miller, quella che non abbiamo mai conosciuto e che è sempre rimasta dentro Sadie Miller. Amico, attento al mio cambiamento. Sadie Killer è la vera Sadie. Perché io vi stendo in ogni momento. Sadie Killer c'è sempre stata o è una novità? Prossimo. È stato grandioso. Sadie, quando canti ti trasformi in una persona totalmente diversa. Già, niente Sadie Miller. Lei è Sadie Killer. Ditemi che ne pensate. Ditemi se secondo voi Sadie fa bene o fa male. Secondo voi perché Sadie faceva questi piccoli errori durante la canzone? E soprattutto, a voi piace Sadie come personaggio? Ovviamente è un personaggio in evoluzione, non è un personaggio completo, quindi non ne posso approfittare, come ho fatto con altri personaggi, per parlarvi di quanto effettivamente Sadie rappresenti una certa cosa. No. Sadie è un personaggio così semplice e che con la quinta stagione sta diventando finalmente un personaggione coi controcazzi. E non riesco a prevedere come andrà a finire. No, non mi piace finire i video così. Io non ho mai finito i video come... che ne so, in stile Favij, bella a tutti i ragazzi e cose del genere, e non l'ho mai finito in questo modo, quindi io non so mai come finire un video, perché mi piacerebbe trovare una mia formula, però sarebbe probabilmente molto copiata da quella di qualcun altro, e non va bene questa cosa, non si copiano le formule. Sì, l'ho fatto un paio di volte a scuola, però... Perdonatemi ovviamente per questo terribile audio. Già, non doveva essere così, ovviamente. Però così resta più in vecchio stile. Non è vero, non ho il microfono, aspetto soltanto di riaverlo.